Ciao cari bapper, sono sempre io, Leandro di Amici del Fumo, e questa volta parleremo di una nuova box di Modfind. L'azienda debutta nel mondo dei vapers con il Prism capace di arrivare a 250 watt. Oggi l'azienda sta rapidamente guadagnando una certa reputazione grazie alle sue incredibili mods e alla sua collaborazione con Lost Vape. Vai ora con la sigla! Nuova, nuovissima recensione. Questa volta parleremo di un'altra box elettronica. Questa volta è da un po' che non ci sentiamo, che non facciamo recensioni, perché siamo ultimamente molto molto impegnati. Ecco il ragazzo che sta andando a lavorare e a pulire quello che si dovrebbe pulire in un normale negozio di sigarette elettroniche. Ecco la box, la Sirius di Modfind. Possiamo vedere qui al lato tutte le caratteristiche tecniche, il simbolo della Modfind, un altro logo, il logo della Modfind, la scritta Modfind, la scritta Sirius, con l'immancabile lupo su questo altro logo qui. Okay. Apriamo il nostro package ed eccola qui, bella ed elegante, come solo poche box sono. Qui al lato troviamo il nostro immancabile cavo USB per poterla ricaricare. Vediamola nel dettaglio e poi ci vediamo subito dopo con le nostre considerazioni finali. Ok? Va bene? Ecco la nostra box vista da vicino, vediamo la scritta Sirius, i tasti più e meno, il tasto per accedere al menu, il display ha una posizione alquanto insolita perché è spostato leggermente sulla sinistra. Qui è per la reazione delle nostre batterie, sembra più che altro un dissipatore di calore. Questa è in lega di zinco, possiamo vedere il pin fluttuante in acciaio. E qui è per mettere eventualmente un laccetto. Vediamo il pannellino sotto per mettere le nostre due 18650. Vediamo la scritta Sirius, è disegnata e prodotta da Modfind. Marchio c'è, lo smaltimento rifiuti. Apriamo lo sportellino, con un semplice clic si apre. Qui vediamo i pin positivo e negativo per farci vedere come andrebbero inserite le nostre pile. Tasto bello robusto. Ora inseriamo le nostre pile. Ho appena inserito le mie 18650 all'interno, vediamo il logo della Modfind che è visibilissimo. Se io pigio il tasto Fire, vediamo che ci richiede di pigiare 5 volte velocemente il tasto Fire per poter poi sbloccare la nostra box. 1, 2, 3, 4 e 5, l'ho appena sbloccata. Vediamo il wattaggio, il voltaggio, gli ohm di resistenza e il settaggio che possiamo cambiare. Come? Pigiando i tasti più e meno possiamo selezionare il tutto, per esempio il wattaggio, andiamo a selezionare col tasto M e andiamo ad aumentare a un massimo di erogazione di 200 watt, quindi è semplicissimo. Pigiamo il tasto Fire e adesso andiamo a 200 praticamente. Se vogliamo invece cambiare la modalità di erogazione, quindi se abbiamo un I200, un acciaio chirurgico eccetera eccetera, possiamo fare quello che abbiamo fatto prima, quindi andare in modalità power, pigiare la M e qui vediamo le funzioni, bypass, controllo della temperatura, acciaio chirurgico 316, titanio eccetera eccetera, non ci interessa, andiamo in modalità power per poter usare il nostro Atom. Ok, ora lo proviamo, siamo a 65 watt come vedete dal display,
ha una resistenza di 0.11 ohm, ho montato su breadboard, adesso vediamo la prova di svapo. L'erogazione va molto bene, è simile a, alla box che aveva fatto precedentemente la Mod 5, quindi la Lida, sì. Prova. Andiamo, anzi, aumentiamo qualcosa perché l'Atom vuole qualcosa in più. Te l'ha chiesto? Sì, me l'ha chiesto. Mi dai qualcosa in più? Sì, è un ottimo circuito. Vuoi... display un po'. Vuoi drippare? È un po' pesante, voglio drippare perché altrimenti... Allora, la cosa che non ho capito... La cosa che non ho capito, ma non le cose non capisci. Bravo. È il fatto di poter mettere, fare questa cosa realizzata per poter mettere l'accetto. A che cosa mi serve che è così pesante? Perché la box comunque è estremamente. Dove avevano gettato il sasso qua? Poi avevano il circuito con il sasso di l'accetto. L'accetto non va per forza al collo. Anche lì c'è un passaggio della circuito. Vabbè, ma non significa niente, ma è... È estetico. Esteticamente è bello, no? Esteticamente non si può dire niente, a me piace la questa cosa qua. No, ho detto l'estetica, non io ho ricriminato questa zona, non tutta la box. Questa colorazione pure è una bellissima colorazione, no? Non decidere, no, neanche quella cavolata dell'Idenom, non so che... No, no, questo ti dà un... No, va bene. Va benissimo. Prova, Gio. A me piace tanto esteticamente. Un po'... Circuito... Il circuito è ancora ottimo. È bello reattivo. Sì. Poi non raggiunge, secondo me non raggiunge il tubo di 76 watt. No. No. Dai, ma veramente il circuito di parte subito, molto reattivo. Molto reattivo, come la Lida. Secondo me c'ha quel 0,2 di... Vabbè, fai a giocare sui binari. Che qui non è più. Vai a giocare. Bella reattiva, no? Con il circuito potente. Secondo te, devi andare a giocare sui binari? Con le bambole devi giocare. È come il zoom di cargo, con la testa sul suolo. Bello lineare, dai, figlio, vai. Beh, comunque costa poco e ti diverti. Questa volta potete salire sulle giostre degli amici del fumo. Ultimo giro. Ultima corsa. Okay. Secondo me ci sono quei 0,2 micro. Vabbè, non ascoltare. Iscrivetevi al canale. Devi giocare solo con le parti. Reattiva. Come appena pigi il pulsante, parte. Iscrivetevi al canale e non pensate a queste fandonie, soprattutto dette da lui, che diciamo... E io mi figurerei di prima. Vabbè, iscrivetevi. Sarà tutto di quello che vuole. Chiedo.